Ma ben ritrovati! Pronti per un altro video sulla difesa personale? Con il video precedente, lo speciale su Straparlando, Gian ha intavolato un ottimo argomento che sinceramente se non l'avesse intavolato lui in quel video lo avrei fatto io per questo, dato che una scaletta me la sono preparata questa volta. E l'argomento sono le linee d'attacco, perché se abbiamo visto generalmente la difesa personale che cos'è e perché lavora in determinati modi, dobbiamo prima di tutto, prima di vedere le tecniche, sapere da che cosa ci dovremo difendere. Quindi perché non partire esaminando le varie linee d'attacco? Sì, perché se si parla di difendersi da un qualsiasi attacco, si parla di difendersi da qualcosa che si muove lungo una determinata traiettoria, lungo una linea. E la gestione di questa linea, la gestione di questa forza che viaggia con il suo vettore lungo una determinata traiettoria, farà sì che noi abbiamo una scelta tra un più o meno vasto arsenale di tecniche / strategie a nostra disposizione. Ma non perdiamo altro tempo e parliamo dei pugni diretti. Di pugni diretti ce ne sono un'infinità e andare a prenderli tutti sinceramente sarebbe un lavoro più massiccio di quello che ho la possibilità di fare. Andiamo a prenderli però secondo un criterio, ovvero secondo il criterio anche della strategia nonché della dinamica dell'attacco, quindi andiamo anche a vedere le fasi di un attacco quali sono, dato che, beh, perché nasconderlo, la miglior difesa resterà sempre un buon attacco. Queste fasi dell'attacco saranno sempre soltanto l'ingresso / l'avvicinamento, lo scarico del colpo o dei colpi e l'uscita, l'allontanamento. Non ce ne sono altre, non ci sono segreti, non ci sono cose particolari. Queste sono le tre fasi di un attacco. Perciò, esaminando queste tre fasi, partiamo dall'avvicinamento, l'ingresso. E mi piacerebbe intavolare un pugno ben particolare, ovvero lo snatch, che sarebbe questo. Però questo pugno leggero e d'incontro non è un pugno molto semplice, dato che serve un buon livello tecnico per tirarlo, anche perché solitamente viene tirato anche alla cieca senza guardare, sapendo che l'avversario è in una determinata posizione, partendo dal basso verso l'alto per andare a fare una frustata verso il naso o gli occhi dell'avversario. Questa linea d'attacco è una bella linea, ma non si adatta ad un principiante. Invece ad un principiante che cosa si adatta? Si adatta molto di più il pugno Wing Chun, perché il pugno Wing Chun parte dal basso. Quindi io che cosa posso fare come pugno d'incontro seguendo i dettami di questo sistema, di questo stile? Tirar sul braccio, tirar su anche l'altro, andare con un pugno e poi anche un altro, perché la base del Wing Chun sarà sempre la concatenazione. Quindi quando io sono in una posizione di non guardia tirerò su repentinamente le mani e uno e due, facendo un passo in avanti, quindi scaricando il mio peso in avanti. Accentuiamo anche il movimento, allunghiamolo, perché non siamo in una conformazione tradizionale dove i pugni devono essere stretti, stiamo parlando di difesa personale, quindi rendiamolo anche più potente, pratico ed efficace. E sottolineo più potente, pratico ed efficace per il contesto in cui ci troviamo, ovvero la difesa personale, un contesto in cui la tecnica non fa da padrona ma deve adattarsi alla situazione. Situazione in cui ci stiamo muovendo tranquilli, pacifici e beati, identifichiamo un aggressore che ad esempio si avvicina a noi e che cosa faremo? Andremo con uno o due di pugni diretti che partono dall'anca, ovvero ci avvicineremo uno e due. La dinamica del pugno è semplice, il pugno partirà da qua, quindi da qua io lo tirerò semplicemente su e l'anca farà partire l'estensione del gomito, quindi ci sarà sempre un minimo di pivoting per estendere il gomito. Uno e nuovamente pivoting,
2. Se noi vogliamo tirare pugni molto forti, noi dovremo partire con il concetto anche alla base del pugno, ovvero spinta e tirata. Perché una mano andrà con una spinta esplosiva, completa di accelerazione, ma l'altra, per darne ancora di più, è come se tirasse dal lato opposto. Quindi una mano che tira e una che spinge. E questo è l'avvicinamento, l'ingresso nella guardia. Andiamo a vedere adesso invece lo scarico dei colpi. E che cosa utilizzeremo dopo questo 1-2 per scaricare i colpi? Un diretto pugilistico. Potrei parlare per giorni dei pugni del Choi, dello Yungar, dei pugni del Karate. Sono sempre pugni che sono praticati da una percentuale più bassa rispetto alla pugilistica internazionale. Questo perché questi pugni sono presenti nella Thai Box, sono presenti nella Kickboxing, sono presenti nell'MMA, sono presenti nella box stessa, sono presenti nel Savate, sono presenti in tutto perché derivano sempre dalla stessa matrice. E sono strautilizzati a livello sportivo, la cosa che è più diffusa. Quindi il pericolo maggiore barra la cosa che dovremmo andare a ricercare come anche tecnica da cui salvaguardarci se ipotizziamo che il nostro aggressore potrebbe non essere disorganizzato ma un minimo organizzato. Io quindi sono in questa posizione dopo aver tirato 1 e 2, il diretto è questo. E come notate ho fatto un passo avanti. Dopo i primi due colpi di incontro, infatti, io andrò a fare un passo avanti per sfondare il mio avversario. E qui arriva un concetto importante. Io farò sì un pivoting minimo per caricare l'anca, ma soprattutto io mi affosserò col passo in avanti, così, portando la spalla a protezione del mento ed estendendo completamente una traslazione del mio peso oltre l'avversario. Se noi infatti ipotizziamo che il nostro avversario è qua, il nostro pugno non dovrà arrivare alla sua massima estensione a fine corsa qua, o così anche. Dovrà arrivare qua, oltre il mio avversario, perché il mio avversario aggressore è soltanto un'ostruzione in mezzo alla linea d'attacco del mio colpo. E tranquilli, lo saremo anche noi se saremo dalla parte opposta di quel colpo. Visto da vicino quindi il diretto, senza affondare nel passo, altrimenti non rientro nell'inquadratura, è questo. La spalla va a protezione del corpo, il fianco ovviamente è scoperto, a differenza del pugno Wing Chun che ha il gomito verso il basso a coprire il costato, il gomito qui è laterale, esterno, verso il lato cieco. Concetti che torneranno più importanti un domani, non in questo video, ma ricordateveli bene. Se noi andiamo a esaminare la combinazione finora, per vedere anche l'ultimo colpo, come sarà? Sarà questa, sarà 1, 2, 3 e 4. Che cosa ho fatto come quarto colpo dopo la concatenazione del primo incontro? Lo scarico del colpo, un jab in uscita, ovvero questo. Mi trovo qui, dopo questo colpo avverto in guardia, faccio un passo indietro, pivoting con la gamba, mi estendo, spalla che copre nuovamente il mento e torno in posizione di guardia. Il jab non sarà in questo caso un pugno tra virgolette leggero, ma sarà una spinta dove noi da qui cosa faremo? Ci porteremo via spingendoci oltre il nostro avversario, oltre nel senso opposto. Perché dico oltre? Perché saremo oltre la sua possibilità di attaccarci anche con un calcio. Quindi il passo dovrà essere molto lungo. Il jab lavorerà esattamente come il diretto, quindi con un pivoting e andrà in estensione. Perché ho scelto soltanto un pugno diviso in due come pugno derivante dalla Wing Chun, che sarebbe il mio stile, e due pugni derivanti dalla pugilistica internazionale, dalla box, per l'unico motivo che effettivamente in un ambito di scarico e allontanamento sono più efficaci. Io avrei potuto anche utilizzare delle formazioni della Wing Chun come allontanamento, come ad esempio il Biusao, però il Biusao richiede un livello tecnico. Il jab richiede anch'esso, come il diretto e come il pugno Wing Chun, un livello tecnico, ma già più basilare rispetto al Biusao.
E questo rende le tecniche semplici e applicabili a chiunque, cosa che trovo sia essenziale per la difesa personale. Bella gente, fighters rotti, rotti come me, questo video si chiude qui. E sì, ce ne sarebbe ancora molto da dire, si potrebbero esaminare altri pugni, si potrebbero esaminare altre linee d'attacco, ma sulla linea diretta, sul come attacca e come sfruttarla soprattutto per attaccare con essa, questo è il massimo che posso trasmettervi con semplicità. Se andassi oltre, sinceramente, diventerebbe pesante e complesso il discorso. Se questo video dunque ti è piaciuto, lascia un like e un commento, e non farlo semplicemente per obbligo, ma farlo se vuoi far crescere il canale, perché effettivamente a te non costa nulla, ma l'iscrizione, il like e il commento fanno sì che l'algoritmo diffonda molto di più questo video. Quindi se l'hai trovato effettivamente utile, fallo. Aiuterai il canale, aiuterai questo povero disgraziato che sta parlando, nonché il progetto stesso che sta portando avanti e che vuole portare avanti ancora a lungo. Che altro dire, come per My Mad Methods, vi spoilerò che cosa sarà il prossimo video. Il prossimo video, a livello di linea d'attacco, studierà un'altra cosa, ovvero la linea circolare. Il video si chiude qui e come sempre ti ringrazio per la visualizzazione. Ci vediamo al prossimo video.